Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Durante il periodo che abbiamo e stiamo passando attualmente, diverse fumetterie e o centri di raduno ludico hanno momentaneamente interrotto le attività nell'attesa di una piega migliore degli eventi. Con loro anche Keyforge ha subito uno stop momentaneo, impedendo a diversi forgiatori di accumulare ambre reali per poter collezionare le tre chiavi necessarie che sono richieste per aprire le cripte. Ma come si può allora riuscire a giocare se non c'è la possibilità di incontrarsi? Mettetevi comodi davanti ai vostri computer. In questo video vedremo, passo dopo passo, come riuscire a giocare a Keyforge direttamente online. Andiamo a dargli un'occhiata. Premessa! La piattaforma web che andremo a descrivere di seguito non è ufficiale, ma si parla di un prodotto creato dai forgiatori per i forgiatori. Questo potrebbe in alcuni casi farvi incappare in errori di procedura a livello di risoluzione degli effetti delle carte. Il consiglio che posso darvi per avere dei chiarimenti in merito è quello di entrare a far parte del canale Telegram di Keyforge Italia, link in descrizione, e chiedere pareri riguardanti l'accaduto. In più, in questo video tratteremo soltanto il percorso che vi porterà dall'aprire il sito di riferimento per la prima volta fino a giocare la vostra prima partita, escludendo tutto ciò che non riguarda questa procedura. Se comunque avrete delle domande, potrete scriverle nei commenti, così da potervi essere d'aiuto tempestivamente. La prima cosa da fare è digitare sul vostro motore di ricerca The Crucible Online e selezionare il primo risultato della pagina. Se non lo troverete, nessuna paura. In descrizione vi ho lasciato il link che vi porterà diretti al sito. Una volta entrati, potrete selezionare la lingua dal menu a tendina in alto a destra. Se quest'ultima dovesse essere già impostata sull'italiano, non cambiate nulla, altrimenti scegliete l'idioma che più vi aggrada. Ora toccherà registrarvi al sito selezionando la voce Register. A questo punto si aprirà una nuova scheda dove dovrete inserire il vostro username, la mail e digitare per due volte, una di creazione e una di conferma, una password di vostro gradimento. Infine, cliccate sul tasto Register in calce al riquadro. Dopo aver effettuato la registrazione, dovrete importare i vostri mazzi sulla piattaforma. Per farlo, in alto a sinistra, vicino al logo del sito, selezionando la voce DEX, si aprirà una piccola sezione che porta il nome Your DEX. Lì verranno inseriti tutti i mazzi che andrete ad importare sul sito. Poi interfacciatevi con la voce Import DEX in testa al riquadro. Una volta cliccato, si aprirà una finestra denominata Import DEX. Ora aprite il vostro Master Vault, link in descrizione, direttamente da PC. Ed accedete alla vostra sezione mazzi personali dal menu a tendina che si aprirà quando cliccherete sul vostro nickname in alto a destra. Una volta dentro, selezionate uno dei mazzi che vi interessa e accedete alla sua scheda completa. Infine, copiate il link della pagina web. Quindi tornate sulla pagina online di Crucible ed incollate il suddetto link appena copiato nella barra bianca denominata Deck Link. E successivamente cliccate su Import per avere in automatico il mazzo che avete deciso di utilizzare direttamente nella vostra lista. Ora vi basterà cliccare su Play per poi nel riquadro chiamato New Game dare un nome alla stanza di gioco, aggiungere le opzioni, come ad esempio accettare spettatori alla partita, utilizzare un tempo limite per il termine dell'incontro o nascondere le liste dei mazzi, inserire il formato di gioco nella sezione Format, selezionare il tipo di match che si vuole affrontare, scegliendo tra principiante,
casuale che può vedervi contro sia principianti che veterani del gioco e competitivo, dove i forgiatori navigati si sfidano a suon di chiavi. Per ultimo c'è la possibilità di inserire una password, utile se si vuole sfidare un amico, dato che soltanto chi avrà la chiave di entrata riuscirà ad accedere alla stanza che avrete creato. Dopodiché premete su Start. A questo punto si aprirà una nuova finestra con più sezioni. La prima porterà il nome della stanza che avrete precedentemente creato, dove i forgiatori inizieranno a giocare. Se ci farete caso, la voce Start nel riquadro verde sarà spenta. Nessun timore, è del tutto normale. Mentre la seconda sezione, chiamata Players, vedrà i nomi dei due sfidanti. Vicino al vostro nick ci sarà la voce Select Deck. Cliccandoci sopra si aprirà un menu a tendina con tutti i mazzi che avrete importato fino a poco prima dell'inizio del match. E subito poco più in basso, i mazzi standard messi a disposizione dal gioco stesso. Selezionate quindi il vostro deck e poi attendete che un forgiatore trovi la stanza. Dopo che avrete selezionato il vostro unico, la voce Start nella sezione che porta il nome della stanza si accenderà, ma non cliccateci sopra, non ancora. Se ci farete caso, proprio sotto i due bottoni presenti nel primo compartimento comparirà una scritta che cita Waiting for Players. Questo vuol dire che la stanza è pronta ad ospitare un avversario. Il gioco quindi vi avviserà attraverso un segnale acustico come questo quando il vostro sfidante vi avrà trovato. Una volta che anche l'altro forgiatore avrà selezionato il suo mazzo, la voce Start si accenderà e potrete finalmente interagire con essa. A questo punto la piattaforma di gioco si aprirà e voi potrete finalmente iniziare a utilizzare i vostri mazzi preferiti direttamente sul vostro computer. Nota bene! A volte capiterà che, presi dalla foga del momento, il sistema di gioco vi porterà a commettere errori mentre si decide la casa o durante lo svolgimento di una strategia di gioco. In questo caso, in basso a destra nella schermata del match ci sarà l'opzione Manual Mode, che se selezionata, dopo aver ottenuto il permesso da parte dell'avversario, vi farà tornare sui vostri passi, ripetendo la scelta della casata o l'intera giocata del turno, correggendo lo sbaglio precedentemente commesso. Una volta fatto, per disattivare la modalità manuale, basterà cliccare di nuovo sullo stesso pulsante che vi ci ha introdotto. Volevo inoltre ringraziare il forgiatore Black Thunder per aver contribuito durante la partita e il forgiatore Jammy che mi ha fornito l'idea che è servita per la realizzazione di questo video. Tornando a noi, in descrizione troverete tutti i comandi manuali che potrete inserire nella barra della chat di gioco in basso a destra che vi serviranno per ovviare ad ogni errore. Comandi che potrete trovare direttamente anche sulla piattaforma, cliccando sulla voce in alto a sinistra Help per poi selezionare dal menu a tendina la prima opzione How to Play. Lì troverete ogni risposta alle vostre domande. Questo video potrà essere di aiuto a tutti quei nuovi giocatori che non sanno come forgiare su Crucible e che cercano di capire come poterci accedere. Come già anticipato, ci sono molti altri comandi da esplorare, ma che ai fini del come faccio a giocare i miei decks sul sito non erano necessari. Ribadisco che se doveste avere delle domande, potrete lasciarmele nei commenti, così da dare una mano anche ai nuovi giocatori che, proprio come voi, dovranno affrontare le stesse difficoltà. Personalmente non gioco molto sulla piattaforma online, ma ciò non toglie che sia uno strumento molto utile per poter testare mazzi in previsione di un torneo o anche in vista di acquisti futuri di deck di altri giocatori. Dato che se si ha il link del Master Vault del mazzo, di qualsiasi mazzo si voglia provare, su questa piattaforma sarete liberi di poterlo fare. La raccolta di ambre, la creazione delle tre tanto desiderate chiavi e l'apertura delle innumerevoli cripte presenti sul crogiolo vi stanno aspettando. Quindi forza, buttatevi anche voi nella mischia e sfidate forgiatori provenienti da tutto il mondo. Buon divertimento!
Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!